5, Loris Ferri, sostituzione di Fabrizio Fiorino, Rosiala, Nassa e Mauro Bastino, ancora il 7 di Rossane Griff, allenamento ancora lontano dal formarsi. Ha sbagliato brevemente Rosiala, che regala non pochi metri al resto del gruppo, questa è la prima novità in fase di stacco. La macchina se ne va, Rosie Allen, come dicevo, regala una ventina di metri e Rugiada Del Rio scavalca Ravel e K e assume l'iniziativa davanti allo stesso, poi Rai Savol, Redel Damedà all'esterno, il 5 di Re di Rodi che fermerà per mettersi sotto, all'interno sta recuperando Rosie Allen e Re di Rodi si mette in sesta posizione, 200 metri iniziali in 15-1. Corugiada che guida davanti a Ravel e K, Rai Savò, Rebel Damedà, Rosie Allen e Re di Rodi. Il sestetto in lunghissima fine indiana dopo 350 metri, Rugiada passa i 400 metri in 33. La mette anche un po' sul ritmo discreto, guida davanti a Ravel e K, come vedete a diverse lunghezze Rai Savò precede Rebel Damedà e gli altri due che sono... La sfortunata Rosie Allen che in pratica non ha potuto partecipare al lancio e Re di Rodi. Dopo 600 metri nulla muta. Ora Rugiada sta cercando di diminuire l'andatura per accorciare la distanza. Lorenzo se ne accorge, sposta Ravel e K e va a sollecitare l'andatura dell'allieva di Andrea Guzzinati. Due in pariglia dopo 800 metri si preparano a transitare davanti alle tribune per il passaggio. Rugiada e Ravel in coppia. Poi Rai Savol, Rebel Damedà e Rosie Allen, mentre sbaglia e finisce squalificato Re di Rodi. 16-3 il primo chilometro, sulla spinta di Ravel K, Rugiada deve tenere il ritmo adeguato alla categoria, 900 metri alla conclusione, nulla muta, Rugiada, Ravel in veste di attaccante, Rai Savò raggiunta all'esterno da Rebel Damedà in ultima posizione, ma lì vicina, due lunghezze da battistare anche Rosie Allen, cavalli all'inizio della retta di fronte ora all'arrivo. Rugiada, tre quarti avanti a Ravel e K, poi Rebel Damedà che cerca di sopravanzare Rai Savol, seguita da Rosie Allen. 600 e qualcosa meno al termine, nulla muta, Rugiada, Ravel e K, Rebel Damedà che ora è in terza posizione, davanti a Rai Savol avvicinata da Rosie Allen. I cavalli stanno completando il miglio, miglio in poco più di 2-2. Con Rugiada sempre in vantaggio, Ravel e K che dopo aver brevemente riposato nella scia dell'avversaria vuole avvicinarla, ma nel momento che ci pensa, ci ha già pensato Andrea Guzzinati, con un allungo superiore, Rugiada stacca Ravel e K all'ingresso della dirittura, si presenta nettamente al comando in arrivo, nel finale lungo i paletti Rugiada si mantiene in vantaggio, finisce forte Rebel Damedà, veramente forte, ma è troppo tardi, Rugiada vive sul vantaggio e vince davanti a Rebel Damedà, poi Ravel e K, Rosie Allen e la stanca Raissa Vol. 4-3-2-6-1 sul traguardo i premiati, 4-3-2 i numeri di validi per la Trio, da un capallato Rugiada Del Rio che regala bella vittoria ad Andrea Guzzinati in questo centrale, al secondo posto Rebel Damedà e al terzo posto Ravel e K. Meno di 2,32, 1,15,8 per Rugiada Del Rio, una Love You e Gasping Fan, i colori della scuderia del Castello che domina da un capo all'altro e nel momento che sull'ultima curva che Ravel K pensava all'allungo, Rugiada se n'è andata per i propri conti, Ravel è stanco e nel finale si espone anche al finish molto molto intenso di Rebel Damedà, rivista al meglio, che sicuramente migliorerà già dalla prossima occasione. Il 4 al primo posto, al secondo posto il 3 e al terzo posto il 2. 4-3-2. Rugiada Del Rio, i colori della Del Castello, cari a Luigi Colombino, che io saluto con affetto.